Carissimi amici, soprattutto amici di Gioia, questa sera abbiamo una ospite di onore, Cinzia Pace. Ci racconterà qualcosa della sua esperienza cristiana e poi anche il suo impegno in parrocchia, come segretaria del Consiglio Pastorale Parrocchiale e poi come anche animatrice, diciamo, e catechista con i giovani. Ecco, cedo la parola. Buonasera a tutti, sono Cinzia Pace, ho 30 anni e sono qui in Chiesa Madre già dall'età di 15 anni. Ho cominciato come catechista di paraliturgia, quindi ho seguito per ben 11 anni i bambini di prima e seconda elementare. L'idea di fare la catechista non è nata per caso, così come per i sacerdoti anche il catechista è chiamato. E quando questo accade non resta che rispondere di sì alla vocazione, a quella che comunque io considero essere una vocazione. E quindi il mio impegno qui in parrocchia si è sempre spiegato inizialmente dall'aiuto, dall'educazione dei bambini, quindi insegnare loro a conoscere una figura che fino a quel momento magari hanno conosciuto su immagini, perché magari i genitori o nonni gliel'avevano presentata, ma senza mai sentirla vicina a loro. E quindi ho iniziato appunto questo mio impegno con i più piccoli. Dopo 11 anni è nato in me il desiderio di estendere un po' la mia esperienza, intanto di fede, ma anche quella appunto di catechista, passando alla fascia giovanile. E ora sono in fascia giovanile già da 3 anni, seguo un gruppo di giovani di età compresa fra i 20 e i 23 anni. Ed è un'esperienza formativa, devo dire, molto bella. Non solo formo, ma vengo anche formata da loro, vengo sempre e comunque messa in discussione. Questa esperienza mi aiuta anche a gestire meglio il mio lavoro, perché io poi nella vita quotidiana faccio l'avvocato ed è una professione che purtroppo spesso e volentieri mi pone di fronte a delle scelte, a dei compromessi. E quindi la mia esperienza di cristiano, la mia esperienza di fede certamente mi aiuta a non perdere mai di vista quelli che sono i principi, in cui credo e quindi a mettermi in pratica anche nella mia attività lavorativa, cercando appunto sempre di perseguire, gli ideali di onestà, di trasparenza e anche quelli certamente di giustizia. È un compito non semplice, abbastanza difficile, non è facile, Con i tempi che corrono. conciliare, e infatti con i tempi che corrono, con la voglia, insomma, un po' di tutti, di facili guadagni, non è semplice, insomma, tenersi ancorati a questi principi. Però, ecco, certamente la mia fede, il mio credere nei valori che alla fine non mi sono stati solo inculcati fin da bambina, ma mi hanno educato a questo e io stessa ho deciso poi di continuarli ora, nell'età adulta. Quindi la fede e il credere in questi valori certamente mi aiuta a vivere serenamente il mio lavoro, a tornare anche a casa Che consapevole di punto aver della tua fatto. vita è avvenuta la scoperta di Cristo? Beh, più che la scoperta e quindi la consapevolezza della sua presenza nella mia vita sicuramente è avvenuta quando ho iniziato la mia attività di catechesi, quindi la mia attività di catechista qui in parrocchia. Ho preso consapevolezza della mia fede e anche di quanto io avessi comunque bisogno della persona di Cristo nella mia vita. Bene, Cinzia, poi adesso hai avuto, diciamo, sei stata eletta Segretaria segretaria del Consiglio del Consiglio Pastorale. Pastorale Parrocchiale. E questa nuova esperienza, che cosa, come l'hai Beh, presa? non l'ho presa, c'è un ulteriore impegno. È un ulteriore impegno che chiaramente toglie anche spazio un po' alla mia vita personale, perché vivo anche la mia vita personale, sentimentale, di affetti.
Alle volte sono anche costretta un po' a sacrificarli per far fronte comunque agli impegni che ho volutamente preso qui in parrocchia. È un'esperienza anche questa molto formativa, che chiaramente mi sta mettendo a contatto con una realtà diversa, che è quella insomma di seguire un po' anche l'aspetto amministrativo, burocratico della parrocchia, che fino ad ora non avevo mai toccato. Quindi è anche questa un'esperienza che ho appena iniziato, ma i suoi frutti li sta già dando. Beh, ti ringrazio Cinzia. Grazie a te. A una prossima occasione. Grazie. Salutiamo tutti gli amici di Gioia. Buonasera. E anche quelli che ci conosceranno attraverso questo programma di YouTube. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ok.